E allora, naturalmente non possiamo che andare a parlare anche con qualcuno che lo spazio l'ha frequentato e come, anzi, si può dire che è un decano. Dovrebbe essere collegato con noi Paolo Nespoli. Vediamo se riusciamo a collegarci. Eccolo qua, Paolo. Ciao, Giulio, buonasera, mi sentite? Ci sentiamo e ti vediamo perfettamente. Insomma, Paolo ha bisogno di poche presentazioni. Basti ricordare che è persino finito in un topolino, famosissimo, no? È ormai diventato un personaggio che accompagna la nostra vita, diciamo, no? Nello spazio. Quante volte sei stato nello spazio, Paolo? Ma no, solo, tra virgolette, solo 2 volte per un totale di 6 mesi più o meno, Sei insomma. mesi, Quindi. insomma. Sei tra i recordman, diciamo, se non sbaglio, no? Ah, no, a dire la verità, Samantha, nell'ultima missione, in una missione sola, è riuscito a battere tutti perché per via di una serie di problemi tecnici, è rimasta in orbita quasi 200 giorni, quindi niente, se si parla di record, sicuramente lei ha il record. Ecco, però tu, insomma, stai per entrare nel Guinness dei record spaziali per un altro motivo, per la tua, diciamo, sostanziale endurance, come si potrebbe dire, no? Perché quando stai preparando una missione, ovviamente, no? Partirai quando? Ma mi piacerebbe essere con voi questo pomeriggio. Invece sono a Houston, al Ecco. Johnson Space Center della NASA. Siamo nel Building 9, nel posto dove facciamo addestramento. Difatti, quello che vedete alle mie spalle, attori. Allora, è andata via un po' la linea. Conoscendo le questioni del video, se non muovete troppo la telecamera è meglio perché ci sono meno dati da inviare. Ecco, vai. Sì, sto cercando Sì. di stabilizzarmi. Mi Ok. sentite? Sì, perfettamente. Ti vediamo e ti sentiamo. Ok, dicevo, vi parlo dal Johnson Space Center, dal Building 9, dove ci sono i simulatori che noi utilizziamo per l'addestramento, e difatti sono in addestramento in questo momento, per prepararmi per una missione che sarà l'anno prossimo. Ora, dove si andrà con questa missione? L'ultima preoccupazione è quella del Guinness dei record. Difatti è una missione importante dal punto scientifico, tecnologico, ingegneristico, operativo, sia per l'Agenzia Spaziale Europea che per l'Italia, per l'Agenzia Spaziale Italiana. E io spero di riuscire a dare il mio contributo È andata un po' via di nuovo la tua comunicazione. Si sentiva uno strano respiro dietro di te. Non era una creatura aliena, spero, no? Eccoti, di nuovo. Giulio, mi Sì, senti? perfettamente, vai. Non so dove vi ho perso, però No, scusatemi. abbiamo perso solo Sì, gli ultimissimi secondi, puoi proseguire da lì. no, dicevo che insomma, io sostanzialmente mi sento un lavoratore spaziale, quindi mi sto addestrando per fare in modo di dare il mio contributo al meglio, e questo sarà un pochettino il mio lavoro. Ecco, abbiamo visto, mi ricordo che abbiamo mandato anche recentemente una nostra troupe di Rai 1 a raccontare la difficoltà e anche l'imponenza del lavoro che stai facendo, no? In quell'occasione ti abbiamo visto uscire da una piscina dove eri stato immerso per diverse ore a sperimentare quello che credo si chiami nel vostro linguaggio esattamente un'attività di fuori dalla navetta, diciamo, giusto? Sì, in gergo le chiamiamo EVA o passeggiate spaziali, che non sono proprio passeggiate, sono delle massacrate spaziali perché insomma ti prendono, ti mettono in questa tuta che pesa più di 100 kg e con questa ti infilano sott'acqua, ti lasciano 6 ore dove in continuazione esegui task, attività operative complesse. Quindi, però insomma è importante ed è anche bello, devo dire, alla fine riuscire a far parte di questo ingranaggio. Pochettino immagino come stiano facendo i ragazzi lì adesso, cioè che sostanzialmente mettono a disposizione le loro capacità, il loro cervello, la loro mente pulita, aperta, per cercare di fare cose che fino adesso non siamo riusciti a fare. Certo,
Poco fa l'ambasciatore Phillips ricordava che chi guarda delle nuove generazioni al mondo avrà problemi diversi, no? Però, ambasciatore, volevo ricordarle che qui accanto, qui in collegamento, c'è una persona che andrà nello spazio a una certa età. Quanti anni avrai quando ripartirai, Paolo? No, questo per darci una speranza, noi che abbiamo una certa età, diciamo, no? Bisogna sempre guardare. No, vabbè. Io, per rispondere precisamente, avrò appena compiuto i 60 anni quando partirò l'anno prossimo. Ecco. Però secondo me è un problema... Insomma, 60 anni nello spazio, ambasciatore, insomma, no? Vuol dire che c'è una speranza per tutti, dai. Duilio, il problema non è l'età cronologica o anagrafica, perché insomma, ci sono persone vecchie a 20 anni ed altre giovani a 80. Il problema non è sicuramente l'età, il problema è fare quello che i ragazzi lì stanno facendo, cioè mettersi in gioco, essere aperti, essere interessati, accettare le sfide ed essere pronti a essere innovativi e diversi. E quando uno riesce a fare queste cose o cerca di farle al meglio, sicuramente riesce ad arrivare un pochettino più lontano. Ecco, naturalmente ci sono moltissime domande che i ragazzi vorrebbero farti e che non ti potranno fare, a meno che non ci sia qualcuno che veramente le faccia e si levi e abbia il coraggio di alzarsi in questo augusto consesso. Ma te ne faccio io intanto una un po' scherzosa, diciamo, ma qual è l'app, diciamo, che tu sogni? Diciamo, tu che sei stato nello spazio per appunto tanti mesi, no? Questo lavoro di app, uno si immagina l'app, diciamo, come un servizio reso al mondo dello spazio. Qual è l'app che tu sogneresti di avere? Non so, per esempio, un pizza delivery nello spazio? Sì, sicuramente quella di poterci far provare un pochettino i gusti terrestri nello spazio sarebbe un'ottima trovata. Ma paradossalmente è interessante come a terra uno sogna di volare nello spazio, quindi se ci fosse un'app che ci potesse portare lassù sicuramente, o ci potesse far sentire le stesse cose che sentiamo lassù, sicuramente sarebbe ottima. E al contrario succede che una volta che arrivi su ti manca la terra, quindi ogni tanto ci vorrebbe un pochettino un'app che riuscisse a riportarti giù e farti riprovare le delizie terrestri, come può essere un pezzettino di pizza, ma odori, sapori, o sostanzialmente riuscire a incontrare qualcun altro oltre ai soliti che si trovano dentro la navicella spaziale. Allora, mentre abbiamo possibilità di farvi fare una domanda, una forse, no? Chi è che sceglie? Il consiglio d'istituto si è riunito per decidere chi potrà parlare? Mentre loro decidono, no, a parte gli scherzi, fate una domanda con un'occasione d'ora. È vero che voi astronauti imparate non solo l'inglese ma anche un'altra lingua, segno del fatto che la cooperazione internazionale è fondamentale lì nello spazio? Beh, sì, nel senso che la Stazione Spaziale Internazionale oggi ha una decina di nazioni partner, naturalmente gli Stati Uniti e la Russia come due partner principali, ma l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Canadese, il Giappone sono dei membri della Stazione Spaziale Internazionale. E oggi succede che, a differenza di una volta che per andare nello spazio si utilizzava lo shuttle e quindi in teoria si veniva in addestramento qui a Houston e l'inglese era sicuramente uno dei requisiti che bisognava avere, oggi di fatto anche gli astronauti americani volano con un veicolo russo, la Soyuz, e di fatti si parte dal Kazakistan dopo aver fatto addestramento in una base vicino a Mosca. E quindi il russo diventa anche quello una necessità. Ora, non è che parliamo il russo e riusciamo a discutere di guerra e pace di Tolstoi, non siamo a quel livello, però diciamo che dal punto di vista operativo, nel riuscire a far volare una navicella, nel riuscire a operare i computer di bordo che sono in russo, rigorosamente in russo, e tutte le procedure sono in russo, il comandante è russo, il centro di controllo, se vuoi chiamare Houston, non chiami Houston, ma chiami Mosca e parli in russo,
Per questo devi essere in grado di parlare russo. Tra l'altro io giusto tra qualche settimana andrò in addestramento in Giappone per un attimino, un po' di tempo, perché quando sarò sulla stazione spaziale sarò il responsabile del modulo giapponese, perché non ci sono astronauti giapponesi, quindi sarò io che mi darò da fare sul modulo giapponese. Non dovrò imparare il giapponese, meno male, perché sia la parte giapponese che la parte europea è tutta allineata sull'uso dell'inglese come lingua di base. Quindi inglese e russo, per chi come noi ha vissuto l'esperienza, diciamo, e quel periodo della guerra fredda, ragazzi, è un momento importante, no? Voi magari siete abituati che il mondo è più unico, anche se i conflitti non sono mancati in questi anni. Abbiamo una domanda dall'autorevole Flor di questa facoltà. Paolo, ascolta. Ok, intanto io la faccio in russo la domanda a questo punto. Vediamo se è pronto. Poi io la chiamo. Facciamo in due. Какой самый главный эксперимент будет в следующей миссии? Ok, la domanda sarebbe per tutti quanti. Qual è l'esperimento più importante che sarà fatto nella missione che sarà nello spazio. Bravo Paolo! Guarda. Beh, guarda, no, non era una trappola che ti abbiamo preparato, è proprio nata così questa cosa, comunque te la sei cavata benissimo. Va bene, torniamo in italiano. Sono una... Ci sono una serie di esperimenti che verranno fatti sulla Stazione Spaziale Internazionale. La discussione esatta di quelle che saranno è fatta in questi mesi, perché contrariamente a quello che si pensa, non è che la missione dove vola un astronauta è una cosa speciale. Per la Stazione Spaziale Internazionale è solo una questione di lavoro, è un laboratorio che è in orbita da più di 10 anni e che resterà ancora 10 anni, dove in continuazione vengono fatti esperimenti a rotazione che vengono decisi da una comunità scientifica circa un anno prima della missione. Quindi non so ancora quale sarà l'esperimento più importante, so però che la stazione è veramente un laboratorio importante perché dà la possibilità di fare cose che sulla Terra non si possono fare. E devo dire che quando sono stato sulla stazione 6 mesi fa, l'ultima volta per 6 mesi, abbiamo fatto circa 140 esperimenti, chi più importante, chi meno, ma di fatto sono tutte cose uniche che possono essere fatte lì e mi sono sentito veramente onorato di poter far parte di questa cosa. Quindi grazie a tutti quelli che lavorano, alle nostre agenzie, ai nostri governi che portano avanti questo laboratorio e che ci permettono di ampliare la nostra conoscenza e le nostre capacità. Bene, Paolo, non ti vogliamo trattenere anche perché sappiamo che lì col fuso orario tu sei in piena attività della giornata, però voglio solo farti fare un ultimo brevissimo appello ai ragazzi, non manca l'entusiasmo, prima insomma, i dati che dimostrano di quanto diciamo, adesione c'è stata a questa iniziativa appunto dimostra che c'è un grandissimo interesse, però se tu vuoi e puoi fare un appello per motivare ulteriormente e qualificare questa nostra Space Apps Challenge. Sì, io innanzitutto vi ringrazio di questa opportunità e direi che non c'è molto da dire, vedo sempre quando faccio questo tipo di cose, non è la prima volta, che c'è un interesse veramente forte. L'unico suggerimento, l'unico consiglio che direi a voi ragazzi che vi cimentate in questa cosa è di non aver paura, di fare il massimo che potete, di credere in voi stessi, di non pensare, anche se siete, che ne so, cresciuti in un piccolo paesino di provincia e volete fare l'astronauta, ma non è possibile perché chissà quanti altri ci sono che potranno farlo, credete che potete farlo, così come ho fatto io quando ero ragazzino, e pensate a questi sogni,
e pensate che anche le stelle più lontane si possono raggiungere. Quindi con questo obiettivo lavorate, date il massimo e vedrete che arriverete dove è impossibile arrivare. Evviva, grazie Paolo. Il tuo entusiasmo contagioso è arrivato sin qui a Roma, grazie veramente, buon lavoro. E adesso vediamo Why We Explore, un'animazione realizzata dal team dell'edizione 2013 che coglie appunto il senso di questa iniziativa.